Mister, emozioni che non sono mancate, comunque un rigore sbagliato per parte, gol, siete andati anche in vantaggio, può aver fatto la differenza la motivazione? Sì, assolutamente sì. Insomma, nonostante in settimana avevo chiesto ai ragazzi di tenere alta la tensione, però insomma, ho giocato fino a pochi anni fa, mi rendo conto che la posta in palio per noi era tra virgolette misera e invece Giulianova giustamente voleva blindare il secondo posto. Noi abbiamo approcciato bene la gara, siamo andati in vantaggio, poi abbiamo avuto un quarto d'ora, 20 minuti di sbandamento dove insomma, anche l'uscita dopo pochi minuti del nostro centrale Mbup, che per noi è un giocatore molto importante, aveva un po' compromesso i piani perché dietro eravamo un po' corti. Tornava Bratelli dall'infortunio, Di Loreto tornava da 10 giorni di inattività, insomma ha dovuto stringere i denti il ragazzo che ringrazio. E quindi niente, poi la partita è stata ricca di episodi, forse se avessimo trovato la via del gol nel rigore del secondo tempo avremmo accorciato a 20 minuti dalla fine, probabilmente sarebbe stata una partita intensa fino alla fine e così non è stato, merito al Giulianova e testa all'Aquila. Comunque va dall'Aquila, da sottolineare l'ottimo campionato della tua squadra. Sì, abbiamo fatto sicuramente un ottimo lavoro, i ragazzi sono stati magnifici nel lavorare quotidianamente, nel seguire le disposizioni dello staff tecnico, la società ci è stata sempre vicina e quindi credo che questo risultato sia il degno coronamento di un sogno che però non finisce oggi. Ripeto, noi da martedì cercheremo di preparare al meglio la partita dell'Aquila, dove noi non avremo sicuramente niente da perdere, l'Aquila avrà tutta la pressione addosso e quindi noi ce la andremo a giocare con grande entusiasmo e fiducia. Bocca al lupo, mister. Crepi il lupo. Allora, mister, parliamo dei complimenti? Io direi di no. Aspettiamo, no? Perché si è chiusa la stagione regolare, però il campionato di Giulianova va avanti, bisogna, secondo me, tenere la concentrazione alta, benché va fatto un complimento a questa squadra e all'allenatore. Sì, infatti è questo, nel senso che è vero che abbiamo una finale, ci stanno sui 15 giorni, ma ci siamo concessi veramente pochi minuti dopo la partita, come è giusto che sia con un gruppo pure così tanto giovane, pure per loro il primo campionato, tanti hanno fatto il primo campionato nei grandi, è un'emozione pure per loro viverla, finito questo campionato come obiettivo e penso che fare i secondi in eccellenza come primo anno non è una cosa male. E poi è giusto che, come mi dici, rituffarci in allenamento, in preparazione in questa finale, perché noi ci crediamo veramente tanto a questa finale, vogliamo arrivarci per vincerla. Situazione spogliatoio per quanto riguarda gli infortuni, è mancato Boccanera all'ultimo momento. Boccanera ieri ha avuto una piccola distorsione, si è gonfiata la caviglia, poi era pure diffidato, ma abbiamo voluto rischiare. Era troppo preoccupato, addirittura l'ho fatto stare a casa perché con la caviglia gonfia neanche deve, più di tanto non deve andare in giro, quindi è meglio così. Però spero che in queste 2 settimane, perché siccome è lieve, di recuperarlo, come spero di recuperare le noci, spero abbia gli squalificati. Spero che chi è pure incerto si rimetta bene in questi 15 giorni. Noi dobbiamo lavorare sull'attenzione di tutto e poi, come sempre, ci metteremo il cuore in mezzo al campo come sempre abbiamo fatto in quest'annata. Non l'ho voluto fare per non metterti in difficoltà, però tuo figlio nelle ultime 2 partite è stato veramente l'uomo in più. Allora, vi dico questo, cioè, io so che lui ha delle qualità, però vi dico che bisognava lavorarci tanto perché è sporco di altri campionati fatti. Quindi Lo hai ripulito. diciamo che doveva fare questo percorso, ecco perché l'ho alternato Quanto è tanto. difficile È farlo da difficile, allenatore e padre. ma questo diciamo che al di là delle battute dentro casa, piuttosto di mia moglie che delle sue le battute, è stato difficile in campo perché lui ha delle qualità, però spesso eccede su certe situazioni che invece deve fare altro, perché lo sa fare come tutto il resto della squadra, può fare questo tipo di gioco, noi crediamo tanto sul fraseggio, su tanti principi, senza che adesso ripeto, però sono contento per lui. Bocca al lupo allora, Grazie, mister. grazie, grazie.